Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è un haul natalizio, il secondo haul natalizio. Allora, questo haul è stato fatto interamente da Piazza Italia, tranne una cosa che ha preso mia madre per Aurora, da Original Marines, e però tutto il resto viene tutto da Piazza Italia. E vi dico una cosa, in questi giorni ci sta una promozione da Piazza Italia per cui vi danno dei buoni da 5 euro ogni 15 euro di spesa che voi potete utilizzare nei giorni successivi a cui siete andati ad acquistare, da che vi hanno dato il buono praticamente. Quindi se volete approfittare di questa promozione con questi buoni, andate da Piazza Italia e io intanto vi faccio vedere cosa ho acquistato, così magari prendete spunto. Prima cosa, che non è per me ma è per Samuele, ha voluto prendere questo qui, che è un cappellino di questi qua, un cappello di questi qua così, di pelle nera, che penso che avrete già visto indossato nel vlog precedente, quello in cui siamo stati a Roma. Quindi se volete vi lascio la scheda qui sopra e potete benissimo andare a vederlo. Comunque questo qui è fatto molto molto carino, c'era anche in tessuto, c'era anche in similana, non so come spiegarlo, comunque ce n'era di velluto, ce n'erano tantissimi, però erano nel reparto uomo. Sono nel reparto uomo, però a mio parere sono unisex, non sono solamente da uomo. E questo qui l'ha pagato 7,95 euro, sempre nel reparto uomo, sempre cappellino. Questa volta questo l'ho preso per me, ho preso questo qui che è tipo la coppola, si chiama, penso, sì, mi pare di sì, la coppola quella siciliana, però mi piaceva tantissimo perché è in questo in questa trama così, in questa mistolana, che a me piace tantissimo e che si può abbinare tranquillamente a tutto, perché è un cappellino che si può abbinare benissimo con un look casual da tutti i giorni, ma anche con un look carino, con un vestitino, un tacco, insomma è molto molto carino. E qui ha pure il bottone per aprirlo, diciamo, quindi farlo diventare in questo modo, però mi piace di più chiuso. E anche questo era nel reparto uomo, anche di questi ce n'erano tantissimi, tantissimi modelli, in tantissimi modelli, nel senso in tantissimi in tessuto, in lana, in pelle, anche questo c'era, e anche questo veniva 7,95 euro, sempre nel reparto uomo. Sempre per Samuele ho preso questo maglione. Allora, questo qui è un maglione, come vedete anche voi, oversize, non è di quei maglioni stretti stretti, è bello lungo, ha le maniche anche quelle belle lunghe, belle morbide, rimane molto morbido, ha questa particolarità della taschina laterale con il bottoncino ed è fatto in questo modo, con questo colore molto molto bello. C'era anche, mi pare, in blu e in grigio, però questo verdone così fa molto più natalizio, e questo qui è venuto 15,95 euro. Sempre nel reparto uomo, ma a mio parere, cioè l'ho preso per me più che per Samuele perché mi piaceva tantissimo, ho voluto prendere questo maglione qua, assolutamente e prettamente natalizio. Questo maglione qui, allora ce n'erano tantissimi, tantissimi, ce n'erano diversi. Allora c'era uno tutto totalmente rosso con un disegno davanti che sembrava tipo un'alce, c'era un altro blu a sfondo blu con la scritta Merry Christmas e sopra c'era il cappello di Babbo Natale, ce n'erano tipo 5-6 tipologie diverse, però diciamo che questo era quello che mi piaceva di più perché un maglione comunque rosso a Natale ce l'hanno un po' tutti, uguale blu, uguale bianco, verdone era praticamente il top, e quindi l'ho voluto prendere ed è appunto questo, che ha appunto questa renna, sì, ha questa renna. Mi ci hanno lasciato l'antitaccheggio, anzi che non ho suonato, appunto questa renna che fa snowboard sulle piste innevate, c'è scritto Bells, molto molto bello, fa molto natalizio. L'ho preso in misura L ed è costato anche questo 15,95 euro, sempre
reparto uomo, ed è della linea natalizia vera e propria, perché è proprio la linea di Piazza Italia con scritto Merry Christmas. Quindi sono cose proprio uscite apposta per il periodo natalizio, e non vi dico una bugia se il prima possibile voglio andare a prenderne altri due, con altre due fantasie diverse, perché mi piacciono troppo, cioè poi sono morbidosissimi, morbidosissimi, fanno tanto tanto Natale. E poi diciamoci la verità, se il maglione natalizio in stile amico sfigato di Bridget Jones è diventato un must, praticamente ce l'hanno tutti, e quindi ben vengano i maglioni di Natale. Infine, per Aurora ho preso un vestito che sicuramente andrò a prendere anche a mia nipote, perché è fantastico, cioè. E c'era anche una versione da donna. Aspetta. C'era anche la versione da donna, però sul bordeaux. Che c'è, amore? Che c'è? Vuoi dire la tua? Dai, mettiti giù. C'era anche da donna, però in colore bordeaux e blu, sfondo bordeaux e sfondo blu con i fiori, però sempre stesso tessuto e stesso modello. Da bambina invece ho voluto prendere questo da Aurora perché mi piaceva tantissimo. È questo qui, blu, che ha il collettino alto, è senza maniche e poi si allarga nella gonna. Alla gonna proprio a palloncino, ed è di Elsa, di Frozen, è della linea che riprende Frozen, infatti vedete Elsa con Olaf, e tutti questi cristalli di ghiaccio su uno sfondo blu. È fantastico questo vestito, penso che glielo metterò il giorno di Natale, proprio perché è proprio 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 carino, e voglio appunto prenderlo anche a mia nipote, perché hanno la stessa... Mi ci hanno lasciato l'antitaccheggio, sti maledetti. E ora? Ah, mi dimenticavo, il vestito di Aurora è venuto 25 euro praticamente, 24,95. E le ho preso la misura 7-8, perché mia figlia è alta qui. Da Original Marines invece mia madre ha preso questo vestitino rosso per Aurora, che è con Rose di Regal Academy. È carinissimo, è semplice, con la balzetta sotto, però è un vestitino, cioè diciamo che abbiamo dovuto cambiare la taglia perché sennò era troppo corto, ed è comunque questo qui. Questo non so dirvi il prezzo perché mia madre l'ha levato, perché gliel'ha comprato lei, era un regalo. E sempre mia madre ha preso, sempre ad Aurora, queste calzine da Calzedonia Kids. Queste qui sono quelle grigie con le stelle, sono quelle in lana praticamente, quelle pesanti. E sempre da Calzedonia ha preso per Alessandro i calzini, questi con Spider-Man e questi con Saitama e Queen di Cars, che gli piacciono tantissimo. Bene, io ho terminato, spero che queste cosine che vi ho mostrato vi siano piaciute. Sono comunque delle cosine che potete ancora trovare, quindi se vi piacciono andate a dare un'occhiata da Piazza Italia. Scusate i capelli, ma li devo andare a lavare. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!